Cavalli di 2 anni, non c'era issa di sgrei, rimangono quindi in 10, con la macchina che va a lasciare i concorrenti. Non ci sono variazioni delle ferrature, seguiamo il lancio, lotta quasi tutta la prima fila su di una linea, si è ritratto probabilmente Rinalda. Dal largo lo scatto di Rais Rob, uno dei più attesi al totalizzatore nazionale, ma rientrano anche Reflex e Refonto, poi invece Refosco, poi passa, ma si apre di galoppo. Il numero 7 di Rais Rob, il lancio in 14 spaccato, la prima curva che si va a completare. Reflex in seconda posizione all'interno, di fuori c'è Rio di Roberto, 29-2 la frazione, cavalli che passano davanti alle tribune, in vantaggio il numero 5 di Reflex Griff, Rio di Roberto di fuori, poi ancora il 4 di Refosco Font e quindi ancora Ramon Luis e Rais Rob rimesso dal errore iniziale, fuori corsa Rainbow, insegue lontano Rabat. Si va agli 800, cavalli che sono disposti in lunga fila indiana, parcheggiato nella scia del leader Rio di Roberto, Reflex Griff e Andrea Farolfi guidano sempre, andando in controllo i 900 di gara, 31 la seconda frazione. E adesso il chilometro con la situazione che non cambia, 16, un pelino abbondante, cala di brutto Rio di Roberto. Viene Ramon Luis in costruzione esterna, ne ha scavalcati parecchi il debuttante di Romanelli che si propone di fuori al primo. L'accelerazione della testa, anche se c'è un quarto tranquillo, si è andati di scatto all'ultima curva, 32 di frazione per i 400. Gli altri fanno fatica ad arrivare su Reflex Griff e su Ramon Luis. C'è Rais Rob richiesto che si mantiene in quota ma per le piazze minori. Nel tratto conclusivo Ramon Luis ha un po' mollato la presa, è il battistrada, Reflex Griff viene a vincere chiaramente, mentre c'è Ranger B che fa il terzo davanti alle Fosco Font. 31 la chiusa, 1:16 e una virgola il tempo del vincitore del chilometro, il raddoppio da catch di Andrea Farolfi, campione italiano in carica. Il training di Walter Zanetti dopo quello di Walter Castellani per il catch bolognese, i colori della scuderia Futura 2004.